Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo insieme come realizzare dei portapenne che saranno molto utili sicuramente per la scuola o meglio ancora per i compiti a casa. Io come al solito riciclo tutto e quindi utilizzerò un barattolo di fruttosio che ho appena finito e visto che ha i bordini rosa utilizzerò una carta rosa, un cartoncino rosa che ritaglierò della misura adatta e siccome una 4 non basta per coprire tutto quanto il barattolino utilizzerò degli washi tape per coprire meglio la parte gialla che rimane in evidenza e poi coprirò anche il bordino rosa con questo washi tape trasparente che appunto lascerà comunque un pochino di sfondo rosa che è molto molto carino. Una volta che finisco non può mancare certo una faccina kawaii perché appunto rende tutto più bello e quindi realizzo prima con la matita e poi col pennarello la mia faccina kawaii che ho deciso di fare e poi subito dopo con un evidenziatore rosa farò anche le guanciotte della nostra faccina. Non è troppo tenero questo portapenne? Che ne pensate? Fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto. Il secondo portapenne mi dà l'idea di una bevanda fresca, di uno Starbucks, qualcosa del genere. E veramente l'idea mi è piaciuta subito, appena ho visto il barattolino di yogurt invece in questo caso. Visto che mi sono ispirata a una bevanda o a tipo a qualcosa di fresco, ho scelto il colore azzurro e in questo caso ho ricoperto il barattolino non con un cartoncino di cartone, ma con del feltro che avevo appunto a casa e sono andata semplicemente a ricoprire il barattolino utilizzando la colla a caldo. Subito dopo ho usato come base il coperchio del fruttosio di prima, del barattolino di prima, che ho dipinto di azzurro con un acrilico normalissimo e poi ho incollato sopra il barattolino. Infine ho realizzato delle decorazioni con la colla a caldo un po' come ho fatto in qualche video fa, un anno fa, quello che ho fatto per Halloween con le candele dove colava diciamo la cera con la colla a caldo. Se vi siete persi quel video e volete vedere magari come ho fatto questa tecnica vi lascio il link qua nella i e quindi appunto con quella tecnica ho fatto diciamo la glassa che cola sia blu che viola. Ho incollato anche una cannuccia che ho fissato sempre con la colla a caldo e alla base per dare un po' un tocco più così dolce ci ho messo delle barrette di cioccolata che ho fatto con la resina. E tutto qui ragazzi, spero che questi DIY sul back to school vi siano piaciuti. Se ne volete ancora degli altri mi raccomando fatemelo sapere giù nei commenti e lasciatemi tanti mi piace. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao.